siamo pronti a festeggiare il nostro vincitore col pettorale numero 3, Vincenzo Saitta, percorso marathon. Arrivo di Peppe Di Salvo, pettorale numero 6 che vince la Bologna Marathon a ruota, Paolo Colonna. A tagliare il traguardo è lui, Antonio De Lucia. Il rapporto territorio Polino Marathon è stato sempre stretto. Dalla sua prima edizione, tenutasi a San Severino Lucano, poi alla 14ª passata San Costantino Albanese e successivamente a Terranova, oggi siamo giunti alla 23ª edizione con l'obiettivo di raggiungere i 25 anni di attività. La Polino Bike e la Polino Marathon, più che pensare alla sola gara agonistica, vogliono sempre coniugare turismo e agonismo, e in effetti ci siamo riusciti in questi anni. Abbiamo portato tanta gente da tutta Italia a visitare i nostri territori. Credo che continueremo su questa scia, anzi ci sforzeremo a migliorarci sempre di più. L'unica cosa che io chiedo un po' a tutti, soprattutto alle strutture, una maggiore collaborazione e una maggiore sinergia, perché uniti questo territorio viene promosso al massimo e si hanno dei risultati. I numeri hanno la tendenza dello scorso anno, il nostro obiettivo comunque è confermare i 400-450 partenti il 30 di giugno e in più accompagnare la manifestazione il sabato mattina con la Polino Marathon Bianche, con i ragazzini che l'anno scorso erano un centinaio, e speriamo di confermare. In tutto, diciamo, vogliamo raggiungere un 500 presenze tra atleti che vanno dai 6 anni ai 90 anni. I volontari fanno, diciamo, la gran parte del lavoro e siamo oltre 100 persone che sono impegnate la domenica, ma anche da questi giorni che stanno collaborando con noi sul percorso. Quindi la domenica si occuperanno di ristori, ma anche di punti di sicurezza, e senza di loro ovviamente questa manifestazione non può realizzarsi. Novità quest'anno, se ci sono? Allora, quest'anno apriremo come l'anno scorso anche il sabato, quindi ci sarà una mostra itinerante che è stata ampliata, mostra fotografica e nelle vie del paese. Poi Largo Legnano faremo un dialogo con numerosi ospiti per quanto riguarda sia il cicloturismo che la promozione del territorio, e poi la domenica la gara. Una grande partecipazione, devo dire, anche di sponsorizzazioni, diciamo così, a livello nazionale, perché ricordiamo che la Polino Marathon già da diversi anni è molto attenzionata da questo punto di vista. Esattamente, è quella poi anche la forza che ci fa andare avanti, perché credono nel nostro territorio non solo le aziende poi locali, ma anche le aziende del nord Italia, che appena vedono le immagini poi che il Parco Nazionale del Pollino ci regala e rimangono colpiti, e quindi danno un grosso contributo a livello sia di prodotti e sia di gadget e supporto anche morale. Tra le novità di quest'anno abbiamo la collaborazione con l'associazione di una malattia rara, la Duchenne Parent Project, che oltre a essere presente con uno stand per diffondere tra la gente e sensibilizzare verso questa malattia, abbiamo anche diciamo, il rappresentante della Duchenne che sarà presente tra noi. Un'altra novità è la categoria paralimpica. Quest'anno la Polino Marathon ospiterà anche atleti paralimpici. Questo è un fatto importante che dimostra l'apertura di questo sport anche a persone con delle disabilità. Dunque anche chi è disabile può praticare questo sport. Il grande, grandissimo protagonista della Polino Marathon ovviamente è il tracciato, il sentiero, il percorso. Prima di tutto, com'è andato l'inverno? Che cosa avete trovato su in cima? Allora, non è stato un inverno purtroppo importante, quindi non ha rovinato tantissimo i percorsi. Comunque il lavoro da fare è sempre tanto, perché a differenza degli interventi di manutenzione straordinaria, con una buona
programmazione potrebbero diventare interventi di manutenzione ordinaria. Purtroppo ogni anno arriviamo all'ultimo momento con grandissime incognite su quello che è da fare, quindi è sempre una lotta a correre ai ripari, e questa è una problematica grossa, soprattutto per quanto riguarda il percorso, che è un aspetto a cui teniamo tanto. La Pollino Marathon è viva e grande proprio per la grandezza del percorso, quindi oltre all'organizzazione, allo staff, la grande importanza è data al percorso, perché è un percorso tecnico, un percorso fatto da anni di esperienza, un percorso calibrato su atleti di livello, quindi è una cosa a cui teniamo tanto. Il punto più bello, più suggestivo e quello più pericoloso? Beh, sicuramente il punto più bello, suggestivo, è quando ci si ritrova di fronte alle vette più alte del Pollino, tra prati verdi e fioriture, in cui gli spazi riescono un po' a compensare la fatica della lunga salita iniziale. Per quanto riguarda le difficoltà del percorso, sono tante, perché come dicevo prima è un percorso molto tecnico, in cui andiamo a cercarci veramente sentieri a traccia singola, i cosiddetti single track, che rendono avvincente la discesa, ma rendono allo stesso tempo un tracciato importante e tecnico anche nella parte meno pesante, che sarebbe la discesa. Quindi grossa attenzione va alla sicurezza, alla manutenzione, a segnalare bene gli ostacoli e le problematiche legate alla sicurezza, però parliamo comunque di quasi 150 km di insidie su sterrato che vanno sempre percorse con grande attenzione. La Pollino Marathon è un legame stretto tra lo sport, il benessere fisico, il benessere mentale, la natura, il territorio. C'è un ruolo importante, che è quello dello chef Federico Valicenti, lo chef ambassador si chiama, che lega un po' tutto questo. Lei ha ideato il pacco gara, e non solo, per quanto riguarda l'edizione 2024 della Marathon. Certo, se abbiamo fatto questo pacco gara abbiamo preso un po' dei prodotti particolari, quelli del benessere, così come il mischiglio, che io intendo come un piatto del benessere perché contiene pochi carboidrati, quindi pochi zuccheri e molte proteine vegetali. Abbiamo questa grande ricchezza anche come pasta, dove abbiamo messo insieme della mollica di pane, della salsiccia, insomma, cioè, abbiamo preso i nostri territori, li abbiamo portati nel piatto per far conoscere ancora di più, se ce ne fosse bisogno, che una buona passeggiata in bicicletta e poi una bella cena fatta di prodotti autentici merita di più. Prospettive? Beh, già gli anni passati ho partecipato come cittadino semplice e normale, e ho notato che oltre ai concorrenti, che sono più di qualche centinaio, poi vengono anche i familiari, quindi ci sarà veramente un sacco di gente, e quindi ci vuole un'organizzazione veramente ben fatta. Mi spavento un po' perché, come diceva lei, è da poco che sono eletto, però io già mi sono interfacciato con chi ha organizzato già gli altri anni questa grandissima manifestazione, e ho dato tutto il mio impegno, tutta la mia disponibilità affinché questa gara, questa marathon, possa diventare sempre più importante.